Un anno senza il primario di ginecologia, la mancanza complessiva di 5 primari, liste d'attesa lunghissime e molte carenze. Sono questi i temi emersi dal dibattito sulla sanità in Valdarno, organizzato dalle liste civiche sangiovannesi. Le criticità sono evidenti e macroscopiche, quindi da una parte criticità di personale, dall'altra parte criticità delle risorse. Quindi un dibattito importante, animato, da cui è uscita poi, a mio avviso, una proposta interessante, una sorta di sinergia tra le amministrazioni per richiedere con forza alla direzione dell'azienda che possa ascoltare e farsi carico di questo territorio e soprattutto individuare per questo nostro ospedale, che è il terzo ospedale dell'area vasta sud-est, una vocazione. C'è una chiara mancanza di volontà di fortificare e di dare uno sviluppo futuro certo al nostro ospedale. Qui la responsabilità è esclusivamente di chi ha in mano la direzione del nostro territorio, nominato da una politica, quella regionale, che ormai in maniera costante negli ultimi anni ha portato ad un declino generale del servizio sanitario toscano e che adesso sta facendo ripagare a noi cittadini, attraverso l'IRPEF più alto che c'è in Italia, il buco della sanità da 500 milioni di euro. Come la vorreste la sanità qui in Valdarno? La sanità torni a vedere il cittadino come primario, quindi che torni ad essere una sanità del territorio, una sanità dove mette il cittadino come primo interessato, quindi anziché depotenziare o comunque spostare fuori dal territorio tutti i servizi, che torni a rimetterli nei piccoli centri e quindi a fornire un servizio più capillare.